la festa internazionale della donna, la Toscana ha premiato 8 donne sinonimo di eccellenza. Il presidente del Consiglio regionale Mazzeo ha rivolto un pensiero particolare alle donne ucraine. Approvata la proposta di legge al Parlamento che prevede la fiscalità di vantaggio a favore delle aree interne. Presentato in Consiglio regionale il libro di Paola Sani che racconta la storia di Don Renzo Fanfani, il prete operaio. Otto donne toscane per l'8 marzo. Da questa giornata vorremmo che partisse proprio un messaggio positivo di speranza e futuro rappresentato dalle storie di 8 donne che nell'ultimo anno hanno raggiunto grandi traguardi o contribuito a raggiungerli. Storie magari lontane dai riflettori, ma che vogliamo raccontare per dire che le donne possono farcela più o meglio degli uomini. Così il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha aperto al Teatro della Compagnia di Firenze l'evento 8 donne toscane per l'8 marzo, andato in scena in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Le donne toscane, celebrate davanti a numerosi studenti, erano personalità della scienza, della cultura, dello sport, lavoratrici, attiviste. Mazzeo ha voluto dedicare in particolare questa giornata alle donne ucraine. Abbiamo voluto dedicare questa giornata dell'8 marzo alle donne ucraine che stanno resistendo, ma anche alle donne russe che combattono e vengono arrestate per la pace. Lo abbiamo voluto fare per anche dare un messaggio di speranza e di futuro, premiando 8 donne che sono state in prima linea nelle battaglie, penso per la tenuta dei posti di lavoro, ma anche per far in modo che la nostra terra diventi sempre più terra di scienza, terra di opportunità, terra di futuro. Vogliamo mandare un messaggio forte, che questa non è straordinarietà, dovrebbe diventare la normalità. Ed è questo il lavoro che noi come istituzioni vogliamo fare, per cercare ogni giorno di dare più speranza e un futuro migliore alle tante ragazze che vivono la nostra terra. È incivile pensare che ancora oggi una donna su due debba scegliere tra il lavoro e la famiglia, e credo che dobbiamo costruire le condizioni perché questo non avvenga, e perché quell'immagine che ci arriva dall'Europa, della Presidente Metsola, della Presidente della Banca Centrale Europea e della von der Leyen, diventino una normalità e non un racconto di qualcosa di straordinario. In rappresentanza delle donne ucraine al Teatro della Compagnia è intervenuta Oksana Polataichuk, assistente al Consolato Onorario di Ucraina a Firenze. È una situazione tragica e naturalmente solidarietà di tutti è fondamentale. Ora lo sapete che a casa nostra c'è guerra e donne insieme con maschi sono schierate a difendere. Ci sono tanti donne e bambini che ora vivono in bunker. Siamo in piena emergenza umanitaria e noi donne che viviamo qui in Italia, in Europa, ci siamo tutti riuniti per salvare queste vittime innocenti, che ora sta finendo cibo, sta finendo l'acqua, medicinali, eccetera. E stiamo accogliendo naturalmente i nostri profughi, che sono fascia più debole. Tutti maschi e tante donne sono rimasti a combattere. E noi accogliamo questa, ripeto, una fascia più debole, donne e bambini, che sono scappati da questo orrore che ora sta subendo la mia patria. Alle donne costrette a fuggire per salvare la propria vita e quella dei propri figli, ma anche alle donne eroine che sono rimaste per combattere e per non perdere la propria libertà, è andato il pensiero del vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli. Parole simili anche dall'altro vicepresidente Marco Casucci. È corretto da parte nostra festeggiare l'8 marzo, dare questi riconoscimenti alle donne toscane che si sono distinte, ma il pensiero non può che non andare alle donne ucraine e ai loro figli. Ancora una volta il Consiglio regionale si apre al mondo esterno e l'8 marzo è la festa della donna. 8 donne per raccontare esperienze, eccellenze della nostra Toscana. Lasciatemi dire che mai come oggi è importante quella sfida affascinante che diceva Oriana Fallaci, quella di essere donna. Ad essere premiate sono state l'immunologa Chiara Azzari, l'archeologa Elena Sorge, le atlete Elena Pietrini e Francesca Baroni, le attiviste Laura Sparavigna e Lucrezia Iurlaro, la chirurga Manuela Roncella e 7 lavoratrici dell'Orto Frutticola del Mugello, in rappresentanza di tutte le operaie della fabbrica di Marradi che hanno vinto la loro battaglia in difesa del posto di lavoro. L'evento è stato arricchito anche dalle testimonianze di Simone Terreni e Federica Granai, l'imprenditore e la giovane dipendente da lui assunta durante la gravidanza. Era il nostro lavoro, il lavoro di tanti anni, io ho 35 anni che lavoro in questa azienda, e a casa hanno capito che questa era una cosa importante per noi come donne, e l'abbiamo portata avanti, abbiamo raggiunto dei risultati, ancora ci dobbiamo lavorare, però siamo orgogliose di quello che abbiamo fatto. Sono stata assunta
quando ero incinta, quindi è una storia bellissima e spero che sia di esempio per molti imprenditori che possano cambiare idea. Io non penso di essere niente di eccellente perché faccio soltanto il mio lavoro. Certamente arrivare a avere una posizione del mio tipo, del lavoro che faccio, non è stato estremamente semplice, questo sì. Quindi penso che sia utile parlarne, sia utile sviscerare il problema, sia utile continuare a dirlo, perché la difficoltà che incontra una donna, che si incontra ad arrivare a certe posizioni, è tuttora reale. Aree interne, sia la fiscalità di vantaggio. Estendere anche ai comuni ricompresi nella mappatura aree interne le agevolazioni contributive previste dall'articolo 27 del decreto legge per i territori svantaggiati. Questo è lo scopo della proposta di legge al Parlamento con primo firmatario Marco Niccolai, illustrata al Consiglio regionale da Ilaria Bugetti, presidente della Commissione Sviluppo Economico, e votata all'unanimità con 37 voti favorevoli. Per aree svantaggiate si intendono quelle regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media o comunque compreso tra il 75% e il 90% e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Con questo atto al Parlamento si vuol dare una risposta alle criticità radicate nelle aree interne del Paese, che dal secondo dopoguerra hanno gradualmente subito un processo di marginalizzazione caratterizzato da un calo della popolazione, talora sotto la soglia critica, da una riduzione dell'occupazione e dell'utilizzo del territorio e da una scarsa offerta locale di servizi pubblici e privati. Si chiede di applicare, a partire dal 2024, anche ai comuni compresi nelle aree interne l'esonero contributivo del 30%. Sono innanzitutto felice che il Consiglio regionale abbia approvato all'unanimità questa proposta di cui sono primo firmatario e che ora quindi andrà al Parlamento nazionale. Noi siamo consapevoli che chi investe e crea lavoro nelle aree interne, cioè le aree montane, le isole, le aree più periferiche, sostiene costi maggiori rispetto a un'impresa ubicata in altri territori. E sappiamo anche, ce lo dicono i dati del reddito pro capite, che il comune con il reddito pro capite più basso in Italia è sulle Alpi, così come in Toscana e in Lunigiana. Noi abbiamo da colmare questa diseguaglianza non solo tra nord e sud, ma fra aree urbane e zone periferiche. Questa misura va nell'ottica di far operare un intervento che nelle zone del sud dove è stata applicata ha prodotto in 6 mesi più di 500.000 posti di lavoro in più. La decontribuzione, il taglio del 30% per gli imprenditori che assumono nelle aree interne e montane, che quindi noi chiediamo che appunto questa misura venga estesa a tutte le aree interne del centro-nord. Luciana Bartolini ha espresso il voto favorevole della Lega. L'emergenza Covid ha evidenziato ancora di più il problema dello spopolamento delle cosiddette aree interne, a cui aggiungo insulari e montane, perché in queste zone, se non si fa qualcosa di veramente concreto, si rischia che lo spopolamento continui. Invece noi non bisogna non solo fermarlo, ma bisogna fare in modo che si ripopolino ancora di più. E l'unico modo che può la Regione chiedere è chiedere al Parlamento, perché la fiscalità dipende dallo Stato. E quindi, siccome è stato fatto qualcosa per le aree del Sud, noi chiediamo che anche le aree del Centro-Nord abbiano lo stesso vantaggio. Questo vantaggio si tradurrebbe ovviamente in maggiori posti di lavoro, perché il lavoro è l'unico incentivo che dà modo alla gente che vive in questi territori di continuare a viverci o di andare a viverci. E quindi creare lavoro è l'unica soluzione per ridurre lo spopolamento, quindi rendere questi borghi, perché spesso sono borghi, più appetibili a tutti. Quindi abbiamo votato convintamente questa proposta di legge al Parlamento, sperando che anche altre regioni lo facciano, in modo che sia più sensibilizzato il governo su questo fattore. Appoggio convinto anche dal gruppo di Fratelli d'Italia. È una proposta di legge che, dopo chiaramente gli approfondimenti in commissione aree interne, il gruppo di Fratelli d'Italia ha appoggiato convintamente. Un tentativo di dare respiro sostanzialmente a quei datori di lavoro in riferimento chiaramente alle contribuzioni che sono dovute all'erario
e che metterebbe in condizione di prolungare sostanzialmente questa possibilità per un periodo molto lungo, addirittura parliamo del 2029, con uno scaglionamento delle risorse che comunque sono importanti. L'abbiamo ritenuto oltremodo valida questa prospettiva, legandola sostanzialmente a quelle altre misure che nell'ultima cronaca recente del Consiglio regionale hanno riportato al centro finalmente dal punto di vista sostanziale le aree interne. Ricordo una proposta di risoluzione votata recentemente sulle aree interne, proposta in Commissione da Fratelli d'Italia, e sostanzialmente riteniamo che anche questa misura finalmente vada sul concreto. Ecco perché c'è l'appoggio del nostro partito in questa direzione. Finalmente una misura che dovrebbe toccare direttamente le tasche di coloro che nelle aree interne disagiate continuano, nonostante tutto, a creare e a portare a casa lavoro, non soltanto per quanto riguarda la redditività e il fatturato della propria azienda, ma anche garantendolo alle famiglie che continuano ad abitare e a credere nel futuro di queste aree che sono strategiche per la Toscana. Per il consigliere Scaramelli, chi vive nelle aree interne deve avere le stesse opportunità di chi abita nelle aree metropolitane. Il fine è quello che noi siamo posti come obiettivo in campagna elettorale, consentire alle persone che vivono nelle aree interne di avere le stesse opportunità delle persone che vivono nelle grandi aree metropolitane. È una questione di rispetto reciproco, è una questione di compensazione economica. Non sempre, vivendo nelle aree interne della Toscana, si hanno le stesse opportunità di chi vive in una grande città. Per fare questo cosa serve? Servono investimenti, servono infrastrutture, ma serve anche una politica fiscale perequativa che possa compensare questo disagio. Questo è il fine ultimo della proposta di legge. Serve una misura importante nazionale che vada a rivedere, definire, classificare quelle che sono aree non tanto svantaggiate ma quanto interne, e come tale hanno meno opportunità rispetto a quelle delle grandi città o quelle che hanno grandi linee di comunicazione. Facendo questo riusciremo ad ottenere quello che per noi è oggi un impegno politico, di fare in modo che il Parlamento approvi una legge su iniziativa delle regioni. Questo non si è mai verificato nella storia legislativa del Parlamento, è una delle funzioni previste, e quindi mi auguro che il testo possa arrivare in fondo, dato che oggi c'è un governo che sembra anche a parole sensibile a questo tema. Per Irene Galletti del Movimento 5 Stelle si tratta di un passo importante, anche se ci sarebbe bisogno di interventi più strutturali. La fiscalità di vantaggio sicuramente non è la risoluzione del problema dello spopolamento. Più volte abbiamo sollevato anche all'interno della Commissione Aree Interne la questione che si può risolvere in maniera concreta soltanto dotando di infrastrutture fisiche, digitali, servizi per quanto riguarda la sanità, le scuole, queste aree, e renderle vivibili come il resto della Toscana. Però sicuramente intanto riesce a porre, diciamo, un piccolo rimedio a uno dei problemi, che è quello appunto della fiscalità e del lavoro. Quindi sicuramente da accogliere in modo positivo, senza dimenticare però che gli obiettivi, quelli veri, si raggiungono con un intervento ben più massiccio e soprattutto con una programmazione e pianificazione attenta. La storia di Don Renzo Fanfani. Quella di Don Renzo Fanfani è la storia di un prete operaio e dei preti operai italiani che hanno saputo mettere insieme Vangelo e Costituzione con l'esperienza della loro vita. Con queste parole, Paola Sani, l'autrice di Renzo Fanfani, prete operaio, Gabrielli Editori, con Antologia degli scritti 1969-2011, ha introdotto la presentazione del libro che si è tenuta a Palazzo del Pegaso, alla presenza del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che ha scritto la prefazione del libro, del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, del consigliere regionale Enrico Sostegni e di tanti ospiti delle istituzioni e del mondo ecclesiastico, tra cui il sindaco di Empoli Brenda Barnini, l'ex sindaco Vittorio Bugli, il proposto di Empoli Don Guido Engels e Don Andrea Bigalli, che insieme a Paola Sani ha progettato il documentario Preti Operai, Borghi, Politi, Fanfani, l'esperienza toscana, per la regia di Massimo Tarducci, del quale è stato proiettato uno spezzone. La storia è quella di uomini preti che hanno deciso di entrare nel mondo del lavoro e hanno scelto questo ambito per stare accanto agli ultimi. Credo che ancora oggi questa storia ci parli, perché abbiamo bisogno, il tema del lavoro, come sapete, è un tema che ancora è sul tavolo, purtroppo, dei drammi sociali e umani, e ancora non è
stato risolto, comunque tanti sono i diritti che vedono ancora arretrare la vicenda del lavoro. Credo che ancora oggi ci sia bisogno di queste testimonianze, credo che sia importante che continuino a camminare su gambe di altri e che il messaggio che ne viene fuori sia forte, perché comunque insomma la fede in Gesù, la fede nel Vangelo e la Costituzione possono essere due maniglie a cui fare riferimento e per i nostri tempi, che indirizzano anche il domani. Questa presentazione del libro sulla vita di Don Renzo Fanfani, che è stato compagno di seminario del Cardinal Bassetti, in questo periodo assume un valore ancora maggiore, perché Don Renzo ha fatto della sua vita una testimonianza di vicinanza agli ultimi, ai più bisognosi, e di grande battaglia per la pace nel mondo. Nel 93 andò in Bosnia e Erzegovina quando c'era la guerra dei Balcani, quindi questa presentazione è un modo per ricordare una figura importantissima del nostro territorio, un modo particolare di fare evangelizzazione e un grande messaggio di pace del quale tutto il mondo oggi ha assolutamente bisogno.